Siamo qui all'Orto del Sasso, un orto condiviso che ha una parte dedicata anche al giardino. Questo spazio a semicerchio è il giardino degli abbracci e in questo spazio nel tempo ho raccolto piante regalate, talee, tutto quello che capitava tra le mani e l'ho piantato in una gradevole confusione insieme. È qualche tempo che non riusciamo a fare la manutenzione, quindi a tenere questo spazio ordinato, perciò adesso abbiamo deciso di trasformarlo, di fare dei nuovi impianti e di ripulirlo dalle erbacce che nel tempo si sono accumulate in queste aiuole. Una bella sudata, fa caldo, ma siamo riusciti a togliere almeno il grosso delle erbacce che ricoprivano tutto il terreno. Abbiamo scoperto alcune piante che potremmo anche tenere, come la gaura, l'iris, il centranthus, un dianthus e poi il sedum che ha tappezzato ma che rimane mescolato sia alla gramigna che alla potentilla, quindi difficile riuscire a eliminarle tutte e due e debellarle completamente. La scelta che potremmo fare può essere di due tipi: o tiriamo su tutto e bonifichiamo vangando e togliendo ogni minimo pezzettino di radice, perché da quella poi parte l'indescrivibile, e ripiantando poi il sedum che abbiamo tolto, tanto radica facilmente, basta prendere il rametto e infilarlo nel terreno e non avremo problemi, e così in questo modo eradichiamo, speriamo, la gramigna e la potentilla, oppure lasciarlo così e man mano che i rami nuovi di potentilla e di gramigna si formano, strapparli. La manutenzione sarebbe molto più lunga e deve essere molto più puntuale, perché rischiamo che torni tutto come prima.